Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del Caffè della Fonte con Lidia Gambuti e Anna Ciao, Sbudi. buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Ciao a tutti, anche oggi siamo qui per trascorrere un'oretta insieme con un'altra ospite molto particolare, è già stata in diretta qui con noi tempo addietro e siamo felicissimi di averla ancora con noi a parlare di un mondo Bellissimo, magnifico. è un argomento straordinario che può aiutarci tanto anche a comprendere tante cose. E magari facciamo anche attenzione su tutto quello che ci racconta e ci spiega per diventare sempre più in conoscenza con questo stupendo argomento che andremo ad ascoltare. Assolutamente sì, quindi andiamo subito a incontrare la nostra carissima amica Alessia Logan. Ciao Alessia! Ciao Alessia! Ciao Hermes, ciao Lidia, buon pomeriggio a tutti. Grazie come sempre a chi si connette con noi con le vostre, oggi nostre dirette, e chi ci segue. E anche oggi appunto parleremo di pietre e cristalli. Abbiamo scelto insieme un argomento, cioè o meglio, un'applicazione un pochino più specifica. Andremo a vedere infatti come i cristalli agiscono sul corpo, sulla persona, come utilizzarli al meglio. E come diceva giustamente Lidia, così ci perfezioniamo sempre di più e sappiamo bene cosa scegliere per noi quando dobbiamo acquistarli. Esatto. E vediamo, insomma, poi come sempre, se avete domande e curiosità, noi siamo qui e rispondiamo super volentieri. Grazie. Grazie Alessia, grazie a tutti quelli che ci seguono e anche chi ci vede per la prima volta. Facciamo il nostro invito, come Alessia, anche voi se avete cose da raccontarci, esperienze da raccontarci e qualcosa da regalare come un dono a tutti gli altri, alle persone, a tutti noi per un contatto migliore con noi stessi, scriveteci sulla nostra pagina paginecadute@libro.it o visitate il nostro sito dove troverete tutti gli eventi che vengono fatti anche in Caffè della Fonte, uno di quelli dove ospitiamo appunto queste persone meravigliose come Alessia che sono qui con noi oggi a raccontare la loro storia, la loro vita e quello che amano fare nella vita, condividendola con noi. E noi ascolteremo volentieri per crescere e appunto diventare più in conoscenza di cose e di esperienze. Grazie. Prego Alessia, a te la parola. E Parto io e poi intervenite voi? poi interveniamo noi, ok. Ok. Allora, diciamo come premessa un po' generica. L'altra volta abbiamo parlato dei cristalli e forse, se non ricordo male, abbiamo accennato anche al discorso che ogni cristallo ha una sua struttura di crescita. Quindi, quando vediamo, ad esempio, delle punte o delle druse di cristallo, che poi ne ho preparato qua qualcuno, almeno li vediamo insieme, queste formazioni di cristalli sono naturali, quindi c'è di base questa geometria, questa struttura cristallina che governa appunto la crescita dei cristalli delle pietre fino a manifestarsi con le diverse forme, quindi che siano punte di quarzo o che siano appunto druse di ametista. E cosa succede? Che quando ci troviamo di fronte a cristalli che naturalmente crescono con una forma, ad esempio, che converge alla fine in un vertice, abbiamo a disposizione un cristallo da poter utilizzare quasi come fosse una bacchetta, diciamo così, nel senso che verso la punta abbiamo una quantità, e un'intensità maggiore di energia, per cui possiamo proprio incanalare e dirigere l'energia in quel punto. Mentre altri cristalli, altre pietre, che come struttura di base non hanno una terminazione finale a punta, magari sono ad esempio pietre che seguono una struttura cubica o semplicemente anche da grezze sembrano appunto dei sassolini già lisci, già lavorati. Con queste pietre invece diciamo, si utilizzano per svolgere un lavoro un pochino meno preciso, un po' più morbido, passatemi il termine, di modo da interessare l'energia della persona non in maniera diretta e specifica, ma al contrario in una maniera più uniforme e che verrà avvertita non solo in una zona in particolare,
ma su tutto il campo aurico. Quindi mi ricollego a questo per chiarire un po' che cos'è questa aura, cos'è questo campo aurico. È una bolla di energia, chiamiamola così, uno scudo che ognuno di noi possiede e ci circonda, quindi anche a distanza insomma elevata rispetto al nostro corpo, non è solo qualcosa che sta a pochi centimetri da noi, ma si espande nell'etere. E questa aura è appunto l'insieme dei nostri pensieri, dei nostri stati d'animo, dell'interazione tra i nostri centri energetici, per cui riflette il funzionamento dei chakra, che avevamo anticipato l'altra volta, avevamo spiegato che cosa sono e come si differenziano per energia e colore, e quindi si può dire che tutto il riflesso di pensieri, emozioni, centri energetici viene proiettato nel nostro campo aurico, che è il canale di conduzione tra il nostro corpo fisico e i cristalli, perché comunicano appunto tramite questo scambio energetico che avviene grazie alla nostra aura. Quindi ecco, già abbiamo anticipato come agiscono a livello sottile sul nostro corpo. Poi quindi parliamo, scusa Alessia, dell'energia, del campo diciamo energetico emanato da cristalli e pietre, che va a interagire direttamente col nostro campo aurico, non quindi quello che magari possiamo immaginare quando si vede fare anche una sessione di cristalloterapia dove si appoggiano le pietre, che magari uno pensi che la pietra entri dentro o abbia un, diciamo, un accesso meccanico con il corpo, ma bensì si parla di scambio energetico. Esatto, e per i più scettici possiamo anche dire una cosa, che questo scambio energetico magari per molti impercettibile, perché c'è chi come predisposizione naturale ha un'empatia, una sensibilità in più per avvertire l'energia dei cristalli, chi semplicemente ha bisogno di un po' di esercizio e chi magari a distanza di tempo, a distanza di qualche ora da una seduta di cristalloterapia può avvertire una sensazione di benessere, di tranquillità, ma nel momento non riesce ad avvertire appunto questo scambio energetico. Come prova più tangibile, possiamo dire che anche il calore corporeo, anche proprio il nostro calore, compone la nostra aura. Quando noi abbiamo dei cristalli a contatto diretto col nostro corpo, il calore che passa nel cristallo è già quella una trasmissione di energia. Quindi non preoccupatevi che questa simbiosi energetica si crea all'istante. Poi ecco, indipendentemente. Esatto. e poi ci sono, diciamo così, dei cristalli che comunque sono più attivi e altri più ricettivi. Cosa vuol dire? Vuol dire che alcune pietre vengono appositamente scelte per fare in modo che siano loro ad intervenire maggiormente sul nostro corpo. Esempio, se dobbiamo andare a sbloccare o riattivare un chakra, quindi parliamo di un'energia nostra, in quel caso stagnante, lenta o addirittura quasi assente, avremo bisogno di un cristallo che dia una scossa importante a questo centro energetico, perché la trasmissione, chiamiamola così, da parte del nostro corpo sarà più difficile da far avvenire da appunto noi stessi verso il cristallo. Quindi c'è bisogno di un cristallo più attivo. Esempio, il cristallo di rocca, che è un po' il jolly, utilizzato anche per questo tipo di lavori, ha un'energia, insomma, importante per riattivare i centri energetici un pochino assopiti, addormentati. Mentre ci sono pietre molto più ricettive, che si fanno carico, al contrario, di centri energetici o di squilibri energetici volti all'eccesso. Quindi se abbiamo delle zone da tranquillizzare, da riportare in un corretto assesso energetico perché in eccesso, andremo appunto a scegliere cristalli meno proiettivi ma più ricettivi, di modo da modulare questi surplus energetici che poi di conseguenza a ruota vanno a creare delle disarmonie con tutti gli altri chakra. Quindi occorre avere una visione prima di quello che sta accadendo nella vita della persona che deve essere trattata, cioè capire se il campo aurico è eccessivamente carico o è scarico, se i centri energetici sono bloccati o tutti o alcuni, cioè quindi
un esame in primis, prima di operare con delle pietre, è comunque essenziale, giusto Alessia? Assolutamente, assolutamente sì. Anzi, io di solito procedo in questo modo, che ancora prima della valutazione energetica è indispensabile, poi a me piace, una chiacchierata, perché dobbiamo capire innanzitutto anche eventualmente le insicurezze o le paure di una persona. Poi appunto io nel mio caso mi sono preparata una specie di anamnesi, chiamiamola così, con una serie di domande per andare proprio a indagare diverse situazioni, ovviamente senza entrare nel personale, ma per capire eventualmente quali emozioni possono aver gravato su diversi centri energetici. Per cui, avendo una prima infarinatura con varie informazioni, passiamo poi a un esame un pochino più specifico a livello energetico per capire quali chakra risentono di queste emozioni predominanti. O semplicemente sappiamo che siamo tutti diversi, quindi parliamo sempre di condizione energetica ideale, ma quello che è ideale per me non sarà ideale per la persona che ho di fronte. Per cui c'è la persona che, parlando proprio sul pratico, ha i piedi per terra, è molto decisa nella vita, sa quello che vuole, ha le qualità classiche del leader, ha un assesto energetico completamente diverso rispetto allo scrittore, poeta, sognatore, che invece ha bisogno di attingere alla sua parte più creativa e spirituale per arrivare a creare quello che sa creare. E quindi ecco, anche in questo non dobbiamo creare squilibri, non dobbiamo procedere per standard, dobbiamo sempre adattare e scegliere la seduta alla persona, quindi scegliendo i cristalli più giusti e interagendo, cosa molto importante, con la persona anche durante la seduta, perché non siamo infallibili, ci sono delle scelte che purtroppo non sono adatte alla persona, quindi magari la persona stessa può avvertire fastidio, soprattutto quando parliamo di chakra alti, quindi dalla gola verso il settimo chakra, essendo quella della testa una zona un pochino più sensibile alle energie, può succedere che la persona che sta appunto provando il trattamento possa accusare una leggera emicrania, un pochino di mal di testa o anche una sensazione di fastidio, e lì dobbiamo cambiare il tipo di cristallo. Però è importante sempre mantenere il dialogo, cioè non è una... non sono trattamenti, come ripeto, da... fatti nel silenzio, cioè c'è un coinvolgimento anche, diciamo, verbale per cercare, esatto, di capire qual è la risposta del corpo, degli stati emotivi a quello che viene fatto. Esatto, ma esatto. C'è, al di là della tua conoscenza, della conoscenza di chi pratica anche la cristalloterapia, che giustamente va a visionare già in primis, prima di applicare le pietre sul corpo, quindi c'è una sorta di check-up emotivo, sì, sensoriale, e ci sono anche pietre che fanno questo tipo di lettura? Cioè, nel senso, c'è una pietra o più pietre che possono anche scandagliare il corpo e dirti qual è il segmento di pietre da utilizzare? Bella domanda. Allora, diciamo di ni, nel senso che, come dicevo prima, se andiamo ad utilizzare un cristallo che non è idoneo per quella parte, la persona avverte disagio. Quindi può essere un disagio emotivo, perché magari affiorano emozioni o stati d'animo che in quel momento creano un attimo di tristezza o comunque stati d'animo non piacevoli, oppure si manifesta questa contrarietà energetica, diciamo così, in qualche modo, anche, dicevamo, tramite qualcosa di fisico, come può essere un leggero mal di testa. Per cui i cristalli, in questo senso, posso rispondere alla tua domanda, ci dicono se va bene o non va bene, oppure se utilizzo magari un cristallo attivo su un centro energetico già di per sé attivo, anche in questo caso può essere che si scateni qualcosa nella persona, come, non so, ad esempio, di solito i trattamenti di cristalloterapia sono molto rilassanti. Se la persona invece si sente quasi iperattiva e ha tutta questa energia addosso, vuol dire che
stiamo agendo su cristalli troppo forti, su centri energetici già troppo attivi, soprattutto sui chakra bassi, ma soprattutto sul terzo e sul secondo, che sono quelli appunto dell'energia fisica. Quindi in questo caso sì. E poi è questo che dicevi tu, insomma, la scansione dei centri energetici è un esercizio che si può fare tranquillamente anche indossando i cristalli. Quindi se abbiamo a disposizione, non so, prendiamo sempre le 7 pietre per i 7 chakra, decidiamo di tenere con noi per una giornata intera un certo cristallo per X motivi, perché ci piace per il colore o perché ci sentiamo di tenerlo con noi, vediamo durante la giornata come va. Ci sentiamo stanchissimi o ci sentiamo super pieni di energia? Ci sentiamo di dover affrontare ogni situazione con la dovuta calma e moderazione, o al contrario ci sentiamo impulsivi, ci sentiamo anche un po' infastiditi dalle cose? E queste sono tutte interazioni energetiche che ci dicono tantissimo sulla qualità, sugli stati dei nostri chakra. Scusa, qual è il chakra, quello più, diciamo, che ne risente di più della vita in questo momento? Allora, mi posso ricollegare a quello che ho detto prima, in un certo senso, che ognuno si approccia alle diverse situazioni in una maniera diversa, quindi quello che sto vivendo io, seppur in maniera oggettiva, come condizione, non è la stessa cosa che magari stai vivendo tu. Per cui una determinata condizione, non so, ambientale, su di me ha un certo tipo di impatto, su di te ne ha un altro. Diciamo che le persone molto empatiche hanno sicuramente un terzo chakra abbastanza attivo, o comunque se non è attivo è al contrario un po' troppo ricettivo, perché entra spesso in relazione con l'ambiente esterno e si contamina, diciamo così. Quindi potrei dire che chi invece riesce a rimanere impassibile di fronte a tutto quello che vede, anche di poco gradevole durante la giornata, possiamo dire con certezza che il suo terzo chakra è bello forte e sicuramente non è contaminabile così facilmente. Beh, già una cosa carina. Quindi terremo a mente questa informazione che è ad hoc per cercare di stare in linea. Esatto, poi vabbè, dal terzo, diciamo che noi parliamo dei 7 chakra come 7 identità separate, ma in realtà è un tutt'uno, è una linea che ci attraversa ma ci collega, per cui va da sé che emozioni negative anche a livello di cuore, quindi possono essere i sensi di colpa, possono essere emozioni legate a situazioni nostre, si riflettono poi anche ad esempio dal quarto chakra verso il terzo, cioè è tutto molto collegato. È vero. È vero. Abbiamo già una domanda, Alessia. Elde ti chiede, la potenzialità energetica dei cristalli sul nostro corpo dipende dalla loro forma o colore? Brava. Allora, dipende dalla loro forma e dal loro colore. Dalla loro forma perché, come abbiamo detto prima, in base a come crescono in natura i cristalli, abbiamo una direzionalità dell'energia. Per cui, se dobbiamo agire su un punto preciso, andremo a scegliere cristalli già con dei vertici o con la possibilità di capire dov'è il punto di massima energia per poterlo sfruttare al meglio. Poi, al contrario, se invece dobbiamo fare un lavoro un pochino più generico, andremo ad utilizzare cristalli che in natura non crescono con una forma così definita come può essere una punta, ma che siano quanto più morbidi, senza asperità e senza spigoli, di modo da distribuire l'energia in maniera più totalitaria, più uniforme. Poi va da sé che appunto anche il colore, con la sua frequenza e con la sua lunghezza d'onda, è in grado di smuovere o di calmare un certo tipo di energia. Quindi prendiamo un esempio molto semplice, il colore rosso, che è quello legato appunto alla forza vitale, alla carica in generale, è una frequenza che riesce a sbloccare certi centri energetici un pochino troppo, che vanno un pochino a rilento.
Al contrario, il colore blu, che è più legato alla spiritualità e a una frequenza molto più lenta, riesce ad agire su chakra troppo attivi per calmarli. Quindi va di pari passo, appunto, per rispondere alla tua domanda, sia alla forma del cristallo che scegliamo che il colore, che poi determina il colore stesso, anche parte delle proprietà della pietra. Quindi rimanendo sempre sulla domanda che ha fatto Elde, ti volevo chiedere, la scelta dei cristalli o delle pietre, in funzione del fatto che magari, ovviamente quando le vedi anche sui banchi dove le vendono, quelle più belle ti attirano di più e quelle magari più grezze, meno lavorate, ti attirano di meno, ma il fatto che ci sia una lavorazione, una pulizia, una lavorazione diciamo maggiore e non invece una naturalezza che magari visivamente non ti sembra il massimo, ma la differenza c'è tra questi due tipi di pietre a livello di impatto energetico sul corpo, perché ovviamente una manipolazione maggiore potrebbe andargli a togliere anche quella sua natura grezza, se vogliamo chiamarla così. Assolutamente. Allora, io quello che mi auguro sempre è che venga rispettata la struttura del cristallo. Ad esempio, sappiamo bene che estrarre pietre o cristalli perfettamente formati con una punta che sia immacolata non è sempre facile, magari si scheggiano, magari si rovinano, per cui cosa succede? Che i soggetti belli vengono appunto mantenuti così nella loro interezza, magari quella punta invece di quarzo che si è sbeccata o che si è rovinata viene convertita in cristallo burattato, quindi quei sassolini levigati, lucidi che vediamo. In questo caso cosa succede? Che purtroppo si perde, o quantomeno non siamo in grado noi di capire qual è la direzione dell'energia di quella pietra, per cui non possiamo più utilizzarlo come cristallo che lavora su un punto specifico, ma a quel punto diventerà un cristallo che andrà bene a grandi linee per le proprietà che ha, ma non sarà più quel cristallo preciso per quel punto. Quindi, dicevo, spero sempre che nei cristalli venga rispettata la forma naturale. Poi parliamo di mercato, nel senso che ovvio, come dicevi, i cristalli più belli sono quelli che vanno a ruba. Se io magari non conosco bene il mondo delle pietre o semplicemente li devo prendere per il mio gusto estetico, vado a scegliere quelli perfetti, non quelli con qualche difetto. Per cui si cerca sempre di renderli appetibili al pubblico e ecco, non tutti sanno purtroppo che invece un cristallo grezzo ha molte più, ecco, più che proprietà, ci consente di, cioè diciamo che ci parla, riusciamo a capire in base alla sua struttura che cosa è in grado di fare, quindi anche l'osservazione dei cristalli è molto importante, oltre che l'intuito e le proprietà che leggiamo. Osserviamole le pietre, guardiamo quella pietra cosa ci ricorda e quindi esatto, possiamo così utilizzarla per quello scopo. Esatto, si può dire che in questo caso hanno più memoria? Hanno sicuramente, cioè conservano meglio la loro impronta originale, assolutamente sì, perché non sono state lavorate o manomesse in nessun modo, per cui quando un cristallo mantiene e rispetta la sua struttura energetica e cristallina di base, è un altro tipo di energia e di lavoro, senz'altro. E di conseguenza un altro messaggio, un'altra attività più forte, più presente, più duratura. No? Sì, esatto, brava. Anche questo, quando abbiamo dei cristalli grezzi che quindi non sono stati trattati, lucidati o addirittura tagliati, possiamo anche contare su di loro per una miglior qualità di conservazione della loro energia. Per cui se abbiamo, parliamo sempre per esempi, il bracciale con le perline tutte belle rotonde, molto carine da vedere, sappiamo che dobbiamo caricarlo e purificarlo più di frequente, perché comunque la pietra ha perso la sua struttura, quindi potenzialmente è più influenzabile. A differenza magari di un ciondolo con una pietra grezza che riesce proprio per la sua interezza e naturalezza a rigenerarsi anche un pochino di più o a
parare meglio i colpi energetici proprio perché ha tutta la sua struttura intatta come in origine. Mi viene da dire che è più bello quello più brutto di quello più brutto che non è bello. Esatto, esatto. Senti, volevo chiederti, i cristalli nei confronti dei bambini come si possono legare? Cioè, come... Allora, come diciamo... Mai? Dimmi, no, dimmi pure. Perché dicevo, no, non sento mai dire il cristallo nei riguardi dei bambini, perché è una cosa che non è contemplata, che i bambini possano usarli, oppure si possa intervenire sui bambini, oppure è così perché non capita e non ci si pensa. È una cosa interessante. Assolutamente, diciamo che i bambini e i cristalli hanno in comune che sono degli esseri meravigliosi e che riescono a interagire tra di loro in maniera molto più diretta piuttosto che non noi adulti con mille pensieri, mille idee con i cristalli. Quindi la parte che manca al bambino è proprio quella consapevolezza in più, ecco, quella bisognosa. Esatto, esatto. Quindi non hanno bisogno dei cristalli. Allora, diciamo che ad esempio molti aspetti che si possono manifestare nell'età dell'infanzia, come può essere, adesso si sente spesso parlare del bambino iperattivo, oppure del bambino che ha paura magari a scuola a dover parlare di fronte a una classe o si sente sempre un po' in soggezione nel relazionarsi con i compagni. In quel caso possiamo noi adulti scegliere, consigliare delle pietre, quindi se sappiamo che questo mi metto nei panni di una mamma, se vedo che mio figlio ha questo tipo di atteggiamento, di comportamento, parliamo appunto di un'iperattività o di una difficoltà nel rimanere concentrato che spesso va di pari passo, esatto, andrò a scegliere dei cristalli che lo tranquillizzino, che lo calmino un pochino di più, ma che al contempo lavorino sulla sua parte cerebrale, quindi di attenzione, proprio per modulare questo squilibrio energetico. Un esempio, il primo che mi è venuto in mente, la fluorite è una pietra stupenda, proprio per lavorare sulla memoria, sulla concentrazione, e se dobbiamo scegliere la fluorite più adatta anche per questo scopo, per abbinare le due, diciamo, le due situazioni, potremmo scegliere una fluorite blu o una fluorite viola, che comunque hanno una frequenza molto lenta, che sono in grado di apportare tranquillità e sicuramente un pochino più di benessere al bambino. Magari è una pietra che il bambino non sceglierebbe, però la cosa bella è appunto portare, se avete la possibilità, i vostri bambini, i vostri figli, insomma, a visitare anche negozi o esposizioni di cristalli, perché si scelgono da loro quello che gli serve, sono molto più diretti, meno... Si richiamano. Esatto, esatto. C'è quell'energia innocente che scorre tra cristalli e bambini che è infallibile. È infallibile, vero? Sì, sì. Noi mentalmente ci siamo diventati troppo adulti, troppo materiali. Noi siamo troppo... complicati noi. Esatto. Ci siamo complicati, invece loro sono ancora semplici e quindi viaggiano nella stessa energia semplice e diretta delle pietre. Esattamente. Anche perché noi che siamo adulti con tutti i pensieri e senti il gallo? Sì. Pretendiamo sempre tanto anche dai cristalli, no? Pretendiamo tutto. Dalla vita e anche dai cristalli pretendiamo sempre tanto. Qual è la cosa che pretendiamo di più dai cristalli? È una domanda, sono tutte quelle domande che a me mi balenano. Fai benissimo. Quello che pretendiamo di più, parlo anche di me, è avvertire subito l'energia di una pietra. Quindi io spesso e volentieri, che non sono una persona super paziente, ho l'esigenza di, ad esempio, acquisto una pietra, dico, caspita, voglio sentire che energia ha. Ma probabilmente sono quei cristalli che l'energia la rilasciano poco per volta e quindi dobbiamo dargli tempo, dobbiamo conoscerci, farci conoscere, portarli nelle nostre vite, nei nostri stati d'animo
per vedere su quale stato d'animo intervengono. Cioè, se io vado ad acquistare una pietra, che sono felicissima perché devo acquistare delle pietre, e non ho quella particolare condizione energetica per cui invece quella pietra entra in azione, io l'energia non la sento, cioè o la sento in maniera un po' troppo blanda e non ho quell'impatto che vorrei. Quindi di solito è questo la richiesta più gettonata. Oppure leggo che un cristallo mi fa passare il mal di testa, pretendo che appena applico il cristallo sulla fronte il mal di testa sparisca. Non è proprio così. Ecco, non è un analgesico chimico, per cui bisogna dargli anche modo di, appunto, energeticamente di interagire con noi. Esatto. Prima di farti una domanda di Giovi, te ne faccio io una che è un po' provocatoria, no? Ma perché ci piace sempre capire le cose fino in fondo, a me e a Lidia. Certo. No? Quindi te lo siamo chiesti già l'ultima volta che abbiamo parlato con te, ho detto quest'altra volta gliela voglio chiedere. Parlando di acquisto di pietre, al di là che uno se ne intenda o non se ne intenda, ma sui banchi quelle pietre sono tutte vere? Punto di domanda. Secondo punto di domanda, è possibile che ci siano pietre riprodotte in laboratorio, una sorta di coltivazione? Perché sempre con Lidia dicevamo, ma come fanno a trovare tutte queste pietre in continuazione, esserci veramente tutte queste quantità? E infatti, purtroppo, nota dolente, non tutte le pietre sono estratte dalla terra, ma sono pietre cosiddette di sintesi, per cui... Allora, l'arte del falsario delle pietre risale alle prime pietre trovate, per cui come c'erano gli alchimisti che trovavano la combinazione per ricreare l'oro, anche insomma per ricreare l'aspetto delle pietre preziose, ci si impegna. Ecco, l'unica cosa positiva è che se dobbiamo acquistare cristalli perfetti in cristalloterapia per i trattamenti, quindi parliamo di, non so, della famiglia dei quarzi, quindi ametista, quarzo rosa, di solito sono cristalli molto comuni, per cui costerebbe paradossalmente di più imitarli con del vetro che non vendere direttamente la materia prima originale. Fortunatamente i giacimenti di ametista, ripeto, di quarzo rosa sono ancora molto ricchi di questi cristalli, per cui è difficile trovare un quarzo rosa o un'avventurina che siano in realtà vetro. È difficile, ma non è impossibile, perché purtroppo anche nelle fiere importanti, dove ci sono tanti espositori, tanti stand, mi è capitato di vedere insomma vetro di varie forme, vari colori, spacciato, venduto come quarzo rosa, come ametista, quando in realtà era vetro. Semplice, soprattutto anche quelle che vengono definite come ossidiane nobili. L'ossidiana nobile, la troviamo con questa dicitura, è un vetro verde azzurrino. È vetro appunto creato in laboratorio, non è naturalmente presente. L'ossidiana la troviamo di tantissimi colori, anche dorata delle volte, oppure rosso mogano. Non esiste questo vetro azzurro che ha il nome di ossidiana nobile, è riprodotto in laboratorio. Oppure mi vengono in mente anche l'ambra, spesso è imitata con la plastica addirittura. Quindi ecco, le metodiche per stanare i cristalli, almeno per quanto riguarda i quarzi, che è un po' più semplice, è quella di sentirli al tatto. Quindi se abbiamo il dubbio che un cristallo possa essere in realtà vetro, teniamolo tra le mani. I cristalli veri sono molto freddi, ci mettono molto tempo prima di scaldarsi, quindi dobbiamo proprio percepire il cristallo freddo. Il vetro non possiamo dire che è tiepido, ma sicuramente si scalda molto prima, per cui al tatto lo percepiamo un pochino più caldo, appunto. Questo potrebbe essere un esempio di come evitare di acquistare cristalli finti, che purtroppo sì, ci sono. Ci sono. Quindi la scommessa lì l'hai vinta. Ah, era una scommessa. No, perché
Io dicevo, ma no, dai, è impossibile. Lei dice, no, no, secondo me sì, ci sono quelli falsi e A riprodotti. voglia, soprattutto appunto nelle pietre preziose, tipo non so, il topazio, l'acqua marina, che hanno anche questi colori, insomma, tenui, purtroppo facili da riprodurre, e ce ne sono in giro, insomma, c'è in giro tanto bel vetro colorato. Eh già. Questo Purtroppo. fa sempre molto onore a noi esseri umani. Certo. Allora, la Giovi ti chiede: che tipo di malattie si possono trattare con i cristalli? Rispondo prendendo questa domanda con tante pinze. Certo. Allora, innanzitutto chiariamo un po' il concetto di malattia. La malattia è una manifestazione fisica di qualcosa che a volte ha origini energetiche o emotive, delle volte invece no. Per cui quello che facciamo con la cristalloterapia come scopo, diciamo, a scopo curativo, è appunto come prima dicevo, indagare anche la storia della persona, quali sono le sue tendenze, magari se è una persona che tende ad accumulare molto lo stress e quindi a somatizzare anche tutte queste situazioni sul corpo, oppure se è una persona molto vivi e lascia vivere e che quindi non avrà mai questo tipo di somatizzazione appunto di quello che gli accade nella vita, comunque non così in maniera così importante. E quindi se abbiamo delle malattie, che in questo caso io potrei definire come, non so, attacchi di panico, ansia o emicrania appunto da stress, allora possiamo utilizzare le pietre per risalire al disturbo energetico e curare quindi la parte fisica. Il corpo è una macchina perfetta che se gli diamo il giusto input sa riportarci all'autoguarigione, per cui dobbiamo semplicemente trovare il problema, dargli l'input corretto a livello energetico e poi si può dire va da sé. Malattie invece come possono essere appunto problematiche a carico di distretti o organi o anche su ad esempio chi soffre di reumatismi o artrite eccetera, possiamo dire che i cristalli sono sempre dei validi aiuti come tutte le terapie naturali per intervenire in maniera delicata su problematiche che però hanno bisogno di una valutazione, di un approccio medico. Per cui abbinata e in maniera parallela alla nostra cura medica, possiamo tranquillamente utilizzare i cristalli più adatti a quello scopo, in primis per vedere anche dei risultati in maniera più tangibile o talvolta anche più veloce, proprio perché, come dicevamo, se aiutiamo il corpo a livello energetico, il corpo risponde meglio. Quindi abbiamo bisogno magari di un pochino più di energia fisica o anche mentale per affrontare un certo tipo di disagio dovuto appunto a una nostra malattia, ed ecco che i cristalli sono un validissimo aiuto. Per cui ecco, facciamo sempre la distinzione tra questi due aspetti. Comunque effetti collaterali, nel senso che utilizzare cristalli per un qualsiasi tipo di malattia non ne abbiamo, ecco. Tutt'al più l'effetto collaterale è che se abbiamo una parte molto compromessa a livello energetico, il cristallo darà tutto se stesso per cercare di sopperire a questo problema e magari la pietra si rompe o si rovina. Ecco, questo è l'effetto collaterale che possiamo riscontrare. Quindi diciamo parlare comunque di malattie, di pietre e di cristalli, insomma, con le dovute cautele, perché comunque laddove necessita un intervento medico e comunque necessita, Sì. possiamo diciamo lavorare in seconda battuta per alleviare, per coadiuvare anche il lavoro della medicina. Ecco. Esatto, l'ideale sarebbe lavorare in simbiosi, quindi io quello che mi aspetto e che mi auguro è che comunque nel 2021, anche la medicina ufficiale, la categoria dei medici, anche quelli abbastanza inquadrati nella scienza, possa capire e possa comprendere quanto ci sarebbe anche da attingere dalla medicina naturale, quindi non parlo solo di cristalloterapia, ma anche ad esempio dei fiori di Bach che sono favolosi magari per aiutare una persona in una determinata situazione, sia come prevenzione che proprio come metodo di trattamento.
Quindi ecco, è sempre così, sarebbe sempre bello sperare in questa comunione di medicine, quindi dalla medicina orientale a tutto quello che fa star bene comunque le persone. Fantastica. L'unione tra Occidente e Oriente. Sì, fantastica. Sì. Sarebbe proprio fantastico. Elida ti chiede, i nostri colori dell'aura, che influenza hanno con i cristalli? Allora, più che influenza direi che hanno proprio un'interazione, una simbiosi. Quindi io penso che questa domanda tu me l'abbia fatta perché magari non so se tu o qualcuno per te è in grado di leggere appunto i colori dell'aura. Chi ha questo talento, questo dono, che io purtroppo non ho, è sicuramente in grado di scegliere in maniera anche più precisa quali cristalli sono più indicati per la persona. Quindi vedendo anche i diversi colori, perché c'è di solito un colore predominante nella nostra aura, ma ci possono essere anche diversi colori. Per cui se mettiamo caso il nostro colore è l'azzurro, sicuramente con i cristalli azzurri avremo una connessione più immediata, quindi un'interazione più veloce. E la cosa bella è che di cristalli azzurri, adesso ho scelto un colore a caso, ce ne sono tanti, per cui abbiamo modo di interagire e di dialogare a livello energetico con tutti i cristalli con questa lunghezza d'onda. Oppure sappiamo magari... dimmi pure. No, prego, finisci. No, ti volevo dire, tu hai detto che non riesci a leggere il colore dell'aura ed è un dono che ti piacerebbe avere, ma sì, attraverso i tuoi cristalli potresti leggere, attraverso la lettura dei cristalli, potresti leggere il colore dell'aura? Allora, sì, non vorrei essere ripetitiva, ma potrei anche risponderti in maniera simile a prima, nel senso che ci danno delle indicazioni in base al feedback che ci dà la persona stessa con questi cristalli che abbiamo scelto. Sappiamo, magari non, cioè, ripeto io perché non li so leggere, purtroppo non li so vedere, ma sappiamo a grandi linee quali, più che quali potrebbero essere i colori, quali di sicuro non sono. Perché, come sappiamo, c'è anche la teoria dei colori complementari, quindi gli opposti, e sicuramente, ecco, spesse volte anche mi sono esercitata, ma senza risultati, però ho provato a ipotizzare quale potesse essere il colore. E di sicuro, se, anche qua vado per esempi, se il colore della persona è ad esempio il verde, di sicuro non è o l'arancio o il rosso, quindi è proprio una lunghezza d'onda completamente diversa. E stavo rispondendo alla domanda di prima, non mi ricordo dove ero rimasta, la mia memoria è infallibile. La domanda era, i nostri colori dell'aura che influenza hanno con i cristalli? Ok, non mi ricordo a che punto ero rimasta. Comunque, ecco, per rispondere comunque a questa domanda, ecco, di sicuro, forse volevo dire proprio questo, che ci sono dei cristalli che sentiamo subito che cozzano con noi, molto probabilmente anche per via del loro colore. Quindi, per l'esempio che ho fatto prima, se abbiamo la nostra aura del colore azzurro, cristalli magari con dei colori troppo forti, come appunto il rosso o l'arancio, possono essere avvertiti come di troppo, quindi con un'energia che va un po' a sbilanciare il nostro equilibrio. Vero. Assolutamente. Vero. Marisa, che differenza c'è a livello energetico fra i cristalli antichi e quelli di oggi? Allora, la differenza a livello energetico, diciamo che ogni cristallo è diverso da un altro a livello energetico. Quello che possiamo constatare è che molti cristalli, appunto, antichi, nel senso che sono stati scoperti molti anni fa, hanno il loro motivo per essere stati scoperti, appunto, migliaia di anni fa, e per essere ancora presenti tra di noi oggi.
quindi stanno continuando il lavoro che hanno iniziato e ci servono a noi come persone, come umanità in generale, proprio per adempiere al loro scopo. Si sente ormai spessissimo parlare di nuovi cristalli, quindi nuove scoperte, il cristallo del nuovo millennio, il cristallo scoperto magari 20 o 10 anni fa o anche pochi giorni fa. E indagando poi, o comunque cercando di definire le proprietà di questa pietra, vediamo che non a caso sono cristalli proprio adatti per curare problematiche inerenti al periodo in cui sono stati trovati. Quindi diciamo che è impensabile o quasi che vengano scoperti cristalli, o meglio, contrario, che venissero scoperti cristalli tanti anni fa per, ad esempio, curare o alleviare i disturbi dell'inquinamento elettromagnetico, perché non era presente in quel periodo l'inquinamento elettromagnetico. E nel caso questi cristalli fossero già stati trovati, avevano degli impieghi diversi, quindi venivano magari usati un po' meno. Si cercavano invece pietre che preservassero, ad esempio, di più lo stato di salute della persona, oppure parliamo di epoche addietro, cristalli come la corniola, l'occhio di tigre, l'onice, spesso usati per vincere nelle battaglie, per essere più coraggiosi, più combattivi. Oppure l'ametista, da sempre usata per i cardinali, quindi persone spirituali, di modo che potessero attingere anche da quella pietra qualità in più per elevarsi spiritualmente e per trasmettere il verbo, diciamo così, alle persone. Un esempio che mi viene in mente di cristalli di recente scoperta, ad esempio, è la sugilite, che è un cristallo viola, a volte da un colore più o meno intenso, e come proprietà principale, anche qua sempre appunto con le dovute cautele nell'esporre le proprietà, però si è visto che è un ottimo alleato, ad esempio, per curare mali importanti, come ad esempio possono essere carcinomi, tumori, eccetera. Quindi, parallelamente sempre a una terapia farmacologica, sono cristalli che danno tantissimo a livello energetico alla persona che purtroppo sta affrontando anche questo. Quindi, ecco, una volta forse erano più diffusi altri tipi di malattie, magari legate a infezioni, legate a queste cose. Purtroppo il male del nuovo millennio è questo. E quindi, oltre a, insomma, a mali fisici, sappiamo anche che esistono pensieri o preoccupazioni che fino a 20 anni fa non avevamo, continuiamo a trovare cristalli che, anche qua, niente per caso, aiutano proprio a livello energetico per rimediare a questi tipi di problemi. Molti cristalli di recente scoperta hanno colori che vanno bene per il sesto chakra o il quarto, quindi parliamo dell'introspezione e della calma emotiva. Per cui, ecco, la Terra continua a offrirci i suoi doni perché sa di cosa abbiamo bisogno. Fantastico, meraviglioso. C'hai un'altra domanda? Sì, ma ne ho diverse. Ah, ok, sono bravo, io. Gerlinde. Usando il pendolo con cristallo di rocca, può indicare il non funzionamento di un organo? Allora, sì, sicuramente appunto il pendolo è uno strumento di valutazione energetica, quindi possiamo utilizzarlo proprio come metodo di diagnosi per un corretto o non corretto funzionamento di centri energetici oppure di produzione di energia, insomma, da parte dei vari organi, perché ogni organo, come appunto dicevamo prima, nella medicina cinese è molto affermato questo concetto, cioè ogni organo ha la sua energia, per cui il pendolo ci aiuta proprio a capire se la qualità energetica di quella parte è in buono stato. Poi mi verrebbe da dire a ognuno il suo, nel senso che anche un pendolo in ametista o in quarzo rosa o in semplice metallo può rilevare appunto una corretta o non corretta funzionalità energetica. Anche il biotensor, ad esempio, che è uno strumento molto, molto valido, è in grado di dirci come stanno i nostri centri energetici e i nostri organi. Quindi assolutamente sì. Devi anche avere
tu un'affinità con lo strumento che utilizzi. Quindi il cristallo di rocca, dicevamo, è il jolly, quindi va bene sicuramente per tutto e anche per questo metodo di indagine, quindi assolutamente sì. Ecco, abbi cura, ma sicuramente già sarà così, di caricarlo e purificarlo ogni tot, quindi in base agli utilizzi e in base a quanto senti che ti dà come risposta. A proposito di pendolo, Lidia me ne ha regalato uno con il mercurio. Cosa ne pensi? Va benissimo. Devi sentirlo tuo. Allora, alla fine sono... più mio. Ok, considera proiezioni della nostra sensibilità, per cui siamo in realtà noi a percepire già delle vibrazioni energetiche e questi strumenti favolosi ci danno però delle risposte più precise, quindi bypassano la nostra parte di incertezza, forse sì, forse no, e ci danno loro delle risposte. L'importante è che ti senti tu legato in qualche modo a questo oggetto, quindi va benissimo. Ok, grazie. Prego. Loredana, ho notato che il mio cristallo ametista ha perso nel tempo lucentezza. È ancora attivo, secondo te? Allora, domanda. Ha perso lucentezza nel senso che è diventato un pochino più opaco, giusto? Non nel senso di ha perso carica a livello di colore. Bisognerebbe capire il cristallo... innanzitutto è una pietra sciolta o è montata come ciondolo o come pietra in un anello, perché spesso, soprattutto noi donne, abbiamo appunto collane, bracciali o gioielli in cristalli naturali e con i profumi o semplicemente magari anche con le creme che poi la pelle rilascia, andiamo a interagire in maniera negativa, in maniera chimica sul cristallo. Quindi quella parte di lucentezza può darsi che negli anni venga un pochino a mancare. Non ha perso le sue proprietà, assolutamente no. Semplicemente, ecco, facciamo attenzione perché l'ametista è una pietra, appunto, essendo della famiglia dei quarzi, abbastanza resistente. E anche a livello energetico ha una buona capacità di autorigenerarsi. Ci sono cristalli un pochino più delicati, che ad esempio soprattutto quelli con un'alta componente in metallo che se si rovinano in superficie si ossidano proprio, per cui allora sì che andiamo a cambiare la struttura proprio chimica del cristallo e le proprietà variano. Secondo me no, nel senso se è solo una questione di superficie tranquillamente in buono stato, quindi tranquilla. Liviana, le pietre a livello di energia, lavorando sul corpo umano, hanno lo stesso effetto dei cristalli? Allora, sì. Qui in questo caso mi fai una distinzione tra pietre e cristalli. Assolutamente sì, nel senso non ci sono differenze. L'unica cosa che fa la differenza è la velocità di trasmissione energetica, come dicevamo. Quindi i cristalli hanno sicuramente, per via della loro purezza e trasparenza, una trasmissione energetica molto più rapida. Le pietre, voi perché magari non sono pietre, ma sono a livello proprio geologico delle rocce, sono formate da più elementi, da più minerali, per cui magari l'interazione con il nostro corpo avviene in un tempo un pochino più lungo. Però le proprietà curative e l'impatto che hanno sulla nostra persona è assolutamente lo stesso. Varia il tempo, però anche lì è soggettivo, è la percezione nostra, è il bisogno nostro di quel tipo di energia a determinare l'azione della pietra o del cristallo. Volevi fare una domanda a te, Lidia? Sì, volevo chiederti, ad esempio, abbiamo parlato, o hai parlato così, no? A livello fisico, a livello di pressione, a livello di tutto quello che siamo noi nel livello umano. Ma ad esempio, l'ambiente dove abitiamo, così lo si può aiutare ad avere armonia, così ad avere, come si dice, un po' più di pulizia, di darle una rinfrescata. Per esempio,
E abbiamo gli ambienti, no? La cucina, la sala, la camera da letto, eccetera. E quando mettiamo anche il profumo, va bene per tutti lo stesso, o il cristallo uguale, o per ogni stanza è meglio individuare il proprio cristallo? Allora, bellissima domanda. Io sono per l'idea che ovviamente ogni ambiente ha la sua identità energetica, quindi l'energia che abbiamo in cucina è completamente diversa dall'energia che c'è in una camera da letto. In cucina creiamo, prepariamo da mangiare, ci muoviamo, è un ambiente molto attivo. La camera ovviamente dedita al riposo deve mantenere una qualità energetica quanto più neutra o rilassante possibile. Quindi assolutamente sì, se abbiamo la possibilità appunto di collocare dei cristalli nelle varie stanze della casa, possiamo anche cercare le affinità tra cristallo e ambiente leggendo le proprietà delle pietre. Anche qua qualche esempio, dicevamo appunto la cucina che è un luogo molto attivo, molto anche produttivo, preferisce cristalli proiettivi, quindi da un'energia sicuramente attiva. Pensiamo anche agli elementi legati all'elemento fuoco. Quindi andrei a utilizzare magari, non so, una corniola o una pirite che ricordano appunto anche il sole, comunque il fuoco, tutto quello che richiama la parte attiva della vita in generale, in questo caso della casa. Invece per una stanza, quindi per una camera da letto, è bene scegliere pietre che riportino tranquillità e che riportino la giusta armonia per conciliare il sonno, quindi un ametista, un quarzo rosa anche vanno benissimo, tutti i cristalli dall'energia lenta o comunque rilassante. E poi ecco, se ci vogliamo anche abbinare, perché vogliamo fare le cose fatte benissimo, anche appunto in aromaterapia si tiene conto delle diverse impostazioni energetiche delle stanze, per cui se abbiamo, prendiamo ormai sempre questi due esempi, in cucina sicuramente preferiamo profumazioni forti o comunque ad esempio che ricordano sempre il giallo, il fuoco, anche il bergamotto, il limone, la cannella, tutte queste profumazioni insomma decise. Invece in camera da letto è bene conservare quella parte rilassante, quindi sceglieremo aroma tipo lavanda, anche la rosa va benissimo per conciliare il sonno e soprattutto portarci a uno stato di tranquillità più elevato possibile. Grazie. Ho risposto a tutto? Ho dimenticato qualcosa della prima parte? No, hai dimenticato assolutamente niente. Abbiamo un'ultima domanda, credo. Se non le ho saltate, altre due. Bisogna che stiamo attenti perché sennò. Sì, assolutamente. Non va bene. Nevea, l'uomo ha sempre avuto la conoscenza dell'energia dei cristalli? Questa conoscenza è cambiata al tempo dell'oggi? Domande sempre più toste. Domande toste, caspita! Toste. Allora, siamo bravi. Siete bravissimi. No, mi fa un sacco piacere che ci sia così tanta curiosità e anche a noi. È veramente, insomma, tanta roba, diciamo così. Allora, sì, la conoscenza dei cristalli è qualcosa che appunto c'è sempre stata, quindi all'inizio forse erano gli utilizzi delle pietre erano legati più magari alla costruzione di utensili o di arnesi, poi maneggiandoli, lavorandoli, probabilmente da lì che si è capito che si potessero utilizzare come amuleti, come monili, come pietre di protezione. E da qui poi, insomma, la scoperta, magari non troveremo mai il manuale delle proprietà delle pietre datato al tempo degli Egizi, ma troviamo le testimonianze dell'utilizzo delle pietre al tempo degli Egizi. Quindi anche per preservare il corpo dopo la mummificazione, ad esempio, venivano utilizzate delle pietre, o per consentire all'anima di viaggiare tranquillamente durante il passaggio all'aldilà, venivano utilizzati cristalli dalle accezioni un pochino più spirituali. Quindi sì, diciamo che la conoscenza delle proprietà era proprio anche
su entrambi gli aspetti, quindi come pietre curative a livello fisico che potessero influenzare anche un corpo a livello fisico e che fossero a disposizione dello spirito, quindi della parte di etere, per compiere meglio insomma tutto il suo viaggio, sia dell'anima ancora presente nel corpo che poi dell'anima libera, diciamo così. E oggi sicuramente abbiamo molto più materiale, molte più fonti con cui documentarci, e è bello trovare la corrispondenza effettiva con le proprietà che leggiamo oggi sui libri o su internet con quelle che già sapevano anni e anni fa. Quindi ecco, sì, ci siamo evoluti, ma abbiamo per fortuna mantenuto e ritrovato quelle conoscenze importanti. Bene. Quindi la tecnologia è venuta in aiuto anche per scoprire, sì, particolarità a livello, diciamo, energetico e strutturale, molecolare delle pietre, dei cristalli che magari un tempo si conoscevano solo gli effetti, ecco. Esatto, esatto, oggi tantissimo. Possiamo dire che la conoscenza si è arricchita tantissimo. Sì, 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 assolutamente. La tecnologia ha cambiato, ha rivoluzionato tutto, usata anche quella nel giusto modo, ovviamente. Esatto. Comunque, se non ci fosse la tecnologia, non saremmo assolutamente arrivati, esempio, fino qua, in tutti i settori. Asna Giovi, ho dei cristalli ialino che nel tempo si sono creati delle figure astratte. Oppure ali. Mi puoi spiegare, Alessia, il perché accade? È un segno per me? Bravo che osservi i tuoi cristalli e che vedi come... Giovi, aspetta, io ho detto bravo, però non so se... Una femmina. Uomo, donna. Una femmina. Donna. Brava, donna. Perdonami. Ero partita io con Giovanni, così a caso. Va bene. I miei viaggi mentali. Comunque no, brava che osservi le tue pietre e che vedi come appunto cambiano e si modificano nel tempo. Il quarzo ialino ci offre questa possibilità, cioè di vedere come all'interno si creino proprio dal nulla o si modifichino delle parti, per cui compaiono spesso e volentieri queste fenditure, incrinature. Spesso si vedono anche i cristalli, appunto sempre di quarzo ialino, cristallo di rocca, con i famosi arcobaleni, quindi sono delle incrinature interne che riflettono la luce in un certo modo e quindi danno appunto questo effetto arcobaleno e di prisma, ecco. E, cosa succede con i cristalli quando li utilizziamo? Che la nostra energia e anche l'energia dell'ambiente entra nel nostro cristallo, da qui poi l'importanza di purificarlo e di caricarlo, perché il cristallo è una spugna, quindi davvero assorbe ogni tipo di informazione energetica che si traduce nei suoi eccessi in queste fenditure che si creano all'interno, perché è inevitabile che anche il cristallo, come dimostrazione che sta lavorando, si modifica. A volte perde lucentezza, a volte appunto crea queste forme all'interno, proprio come segnale che sta lavorando. E se tu ci vedi all'interno delle sagome, delle forme o dei simboli, ovviamente la lettura e l'interpretazione spetta solo a te, perché si sono creati nel tuo cristallo con la tua energia, quindi sono quei segnali un po' criptati magari, ma che ti stanno dando sicuramente delle indicazioni, sia sulla proprietà della pietra, su cosa sia meglio utilizzarla, che anche come, diciamo così, consiglio guida del maestro che c'è in ogni pietra per continuare ad utilizzarla come stai facendo e come dimostrazione che quella è proprio la tua pietra per quello scopo. Ti ha risposto sì, è vero. Ok. Mi fa piacere. Conferma. Bene, io domande le ho finite. Io, beh, un'altra piccolina ce l'avrei. Ce l'avrei. Pronta. Mettiti in cuffia, adesso. No. Perché i cristalli sono un mondo immenso, no? Ti premetto che non li conosco, che ti faccio queste domande perché mi piacciono.
però non li conosco, non me ne intendo, non faccio nessun tipo di cosa con i cristalli, però mi piacciono. E mi piacciono anche le pietre colorate e le tengo anche dentro così una specie di ciotola di vetro ovale e lì ce le ho di tutti i colori, no? Cioè, diverse pietre e anche diversi cristalli. Insieme si scaricano, non stanno bene. E se tu dopo ne prendi una che è stata insieme a tutti gli altri, bisogna caricarla oppure non perdono la loro proprietà anche se stanno tutte insieme? In una parola, non litigano o litigano? Allora, diciamo che bella questa cosa del litigano o non litigano, mi è piaciuta. Possiamo dire che... Possiamo dire che sì, alcuni cristalli sono un po' più irascibili se avvicinati, nel senso che hanno una loro energia che magari può rischiare di togliere all'altra proprio perché sono completamente diverse, sono energeticamente opposte. Quindi, ad esempio, un'ametista e un granato che hanno energie molto molto diverse tra loro, è bene che non stiano vicine, proprio perché si rischia che, detta proprio così, il più forte prevalga sul più debole, nel senso che se abbiamo una pietra molto attiva come energia, è più probabile che sia quella a stressare la pietra più ricettiva. Però, per contro, può anche succedere che la pietra ricettiva vada a assorbire tutta quell'energia attiva dell'altra pietra. Quindi, ecco, in generale, come se parliamo di cristalli, il consiglio è quello di o dividerli per colore, quindi tenendoli sempre nella stessa lunghezza d'onda, nella stessa frequenza cromatica, oppure tenere come scala di riferimento proprio i sette chakra. Per cui ipotizziamo di tenere come metà il terzo chakra, quindi dal terzo chakra in giù quei cristalli possono stare assieme perché hanno comunque un'energia bella tosta, bella prepotente in senso buono. Dal terzo chakra, quindi dal quarto in su, hanno un'energia un pochino più delicata e quelli possono stare assieme senza cozzare troppo, senza litigare. Che gatto favoloso! Questo si chiama Ula. Ah, femminuccia! È arrivata un'altra domanda, Alessia. Sì, proprio all'ultimo minuto. Rita e ti chiede: per anni ho creduto di avere un cristallo Yalino Color, come era scritto sul bigliettino quando mi fu regalato. Non mi convinceva ed un esperto mi ha detto: trattasi di un quarzo latteo. Mai sentito nominare che cos'è? Sì, è una varietà di cristallo di rocca non proprio trasparente, quindi non presenta delle inclusioni al suo interno, semplicemente ha questo effetto appunto latteo, nel senso che è come se fosse meno trasparente, ma comunque con quella punta in più di bianco. Ha un'energia molto molto bella, peraltro, infatti... Riprendo un po' quello che dicevamo prima, quando dobbiamo fare dei trattamenti e ci accorgiamo che la persona magari che ha bisogno proprio di, esempio, un cristallo di rocca può avvertire fastidio, il quarzo latteo è un'alternativa molto molto valida perché ha le stesse proprietà in sostanza, ma con un'energia meno diretta, quindi molto più dolce, molto più morbida e non è un'imitazione, non è un vetro, quindi è una pietra naturale. E è una pietra molto molto bella. Hai fatto bene a indagare. No, giustamente, va bene, gente, a indagare. Sembra, ma dai, bello, bello. No, ma poi è bello sapere anche che ci sono un sacco di persone che si sono interessate, si interessano al mondo delle pietre, a questo, diciamo, tra virgolette, chiamiamolo medicina alternativa, a questo contatto, noi preferiamo chiamarlo alternativo, con il mondo che ci circonda. Quindi
siamo felici che ci siano persone che chiedono, si informano e vivono attraverso anche queste cose le proprie esperienze emotive, sensoriali, e che ci siano persone come Alessia che ci portano in contatto profondo, reale, poi con queste realtà che magari lì per lì pensiamo di saperne, ma non ne sappiamo mai abbastanza, e forse come anche Alessia può dire, no? La conoscenza è infinita, non si finirà mai di scoprire e di capire che cosa ci nasconde questo meraviglioso mondo delle pietre e dei cristalli. Esatto. Anche perché è un'occasione, perché magari sai quante domande ci si fa anche no, in casa così, sulle pietre, su qualcos'altro, e avere la possibilità di avere le risposte è una cosa meravigliosa. Sì, è bellissimo poter interagire così come con Alessia e poter chiedere, certo, e ottenere subito una risposta, una delucidazione. Esatto, grazie. Fantastico. Davvero. Dicevamo prima della tecnologia, ci ha portato a queste meravigliose dirette con voi, quindi è una bella invenzione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono impagabili, è proprio una cosa impagabile. E anche credo per le persone che ci stanno ad ascoltare sia una cosa molto bella, tiene compagnia, la cosa è un'interazione, certo, che poi anche i mici ci stanno. Cioè, cosa... anche i mici vogliono interagire. Cioè, ne abbiamo 15, eh? Ah! 15. Cioè proprio... 15. Come gli Aristogatti, uguale. Che meraviglia. Infatti mi guardavo intorno perché era lì che voleva salire, ma tanto è stato irresistibile, salita basta, cosa vuoi fare? Ti faccio un'ultima domanda, Alessia, poi siamo in chiusura, non ti vogliamo rubare altro tempo. Anche ma ci mancherebbe. Benissimo, e siamo veramente felici di essere con te anche oggi. Grazie. La faccio per Lidia. Siccome a lei piacciono molto le perle, che cosa ci puoi dire delle perle? Allora, la primissima cosa che mi è venuta in mente è attenzione, perché sono delicatissime. Quindi sono in fin dei conti considerate ancora esseri viventi. E quando si dice le perle vanno indossate proprio perché devono conservare quella parte appunto vitale che tenendole con noi a contatto con la nostra persona riusciamo a fornirgli. E le perle sono spesso argomento di dibattito, nel senso è un po' come il corallo, che cos'è? Possiamo farlo rientrare tra le pietre, i cristalli oppure no? Allora, per quanto mi riguarda, posso dire che spesso indossare qualcosa, un ornamento con la pietra, in questo caso le perle, e se ci fa stare bene, se ci fa sentire bene, io mi sento di considerarle come parte dei cristalli, perché anche solo come soddisfazione personale ci stanno dando proprietà. E, sono a livello chimico dei carbonati di calcio, per cui sempre a livello minerale hanno una struttura, per cui hanno sicuramente una loro capacità di trasmissione energetica e di risposta, per cui io mi sento di considerarle come parte appunto del regno minerale, anche perché molti altri cristalli sono composti in maniera diversa, anche in maniera visibile un po' diversa, ma sempre dalle stesse molecole, dagli stessi minerali, per cui assolutamente sì. Anzi, la cosa bella di quando ci sono questi casi di fa parte del regno delle pietre, dei minerali, ha proprietà oppure no, è quello di sperimentare su noi stessi. Io quando le indosso sento qualcosa, ho dei benefici, posso parlare di proprietà? E quindi ecco, è ancora più bello perché stiamo... Questo lo può dire lei perché gli piacciono molto, la indossa con estrema naturalezza. Sì, le ho sempre portate e solo la perla mi piace, nell'insieme. È la perla, okay, mi dà una sensazione stupenda, meravigliosa, proprio bella, veramente. Non so spiegare bene, però... sul mio collo, non altro.
Quindi sì, è praticamente la dimostrazione che in un certo senso è la tua pietra, è la tua fonte di energia preferita da indossare, poi soprattutto se già la collochi in una particolare parte del corpo, quindi magari non come bracciale, ma al collo, quindi Come vicino alla gola. collana. Ok. Mi piace al collo, Ok, quindi stai. differentemente, e sulle mani, perché sempre sulle mani. Cioè, la perla per me è meravigliosa. In pratica, come dicevamo prima, ognuno ha bisogno di un certo tipo di energia e tu in questo modo hai dato la dimostrazione che indossandole per tanti anni hai trovato il tuo equilibrio energetico, la tua, mi verrebbe da dire, la tua perfezione energetica nelle perle. Molto Oserei, bene. sì, potrei dire sì. Mentre noi procedevamo con le nostre richieste, è arrivata un'altra domanda. Poi direi che siamo in chiusura e Perfetto. siamo molto felici che continuano ad arrivare domande, perché vuol dire che c'è un interesse veramente fortissimo a quello che ci stai raccontando adesso. Anita, io ho un quarzo citrino, quali proprietà ha? Quarzo citrino ha tantissime proprietà e anzi mi permetto, visto che abbiamo affrontato l'argomento cristalli trattati, cristalli veri o finti col punto di domanda, spesso il quarzo citrino, se ha un colore un po' troppo scuro, un po' troppo ambrato, quindi più tendente all'arancio che non al giallo paglierino, spesso è un'ametista riscaldata, quindi trattasi di un cristallo comunque naturale ma modificato. È una pratica che purtroppo si fa, quella di appunto sottoporre l'ametista a temperature molto elevate per trasformarla in quarzo citrino. Di solito queste temperature abbinate a pressione si realizzano e si avverano già all'interno della terra. L'uomo velocizza e fa lui, mi sembra giusto. Però se ecco, mettiamo che tu abbia il quarzo citrino naturale, quindi non ametista riscaldata, è un ottimo cristallo da utilizzare sul terzo chakra proprio per potenziare sia la quantità che la qualità della tua energia vitale. È la pietra dell'autostima, anche di quell'orgoglio positivo che ci indirizza sempre a voler attuare tutto quello che riguarda i nostri progetti, le nostre idee, a puntare insomma, su quello che è il risultato finale di quello che vogliamo realizzare e poi raggiungere. E se hai la possibilità, ti consiglierei di tenerlo appunto quanto più vicino possibile al plesso solare, appunto al terzo chakra, tre dita sopra l'ombelico. Così a grandi linee, con una collana un pochino più lunga, oppure semplicemente anche in tasca, va benissimo, non ci sono controindicazioni. L'importante è che tu lo tenga a contatto della tua persona, diciamo all'interno del tuo campo aurico, come dicevamo, per sfruttare le sue proprietà. Grazie. Che dire, Alessia, grazie infinite davvero. Anche oggi ci hai Grazie a voi. regalato un'ora meravigliosa, più di un'ora meravigliosa, quindi non vogliamo trattenerti oltre. Grazie, sì. Volata, Speriamo che un'altra ora sei volata. davvero, il tempo lo guardavo, dicevo, ma perché va così Molto veloce? piacevole, molto, molto piacevole. Sarà per una prossima che continueremo Assolutamente, il se ci dai ragionamento. Io ci sono. l'opportunità. Grazie, grazie. Anche noi ci siamo. Perfetto. Anche noi ci siamo. Grazie infinita davvero di tutto, Alessia. Ti diamo un grande abbraccio, ti salutiamo, ti auguriamo un buona fine giornata, un buon inizio settimana e alla prossima. E alla prossima. Grazie Buone serate e mille. buon inizio settimana. Ciao Altrettanto a Alessia. voi, grazie e grazie a tutti che ci avete seguito. Un bacione. Grazie a tutti, Grazie, un ciao, un bacione anche a bacione. te. Ciao Alessia. Ciao. Bene, ciao a tutti carissimi amici ed amiche, e anche oggi il caffè della fonte è veramente volato insieme ad Alessia, il tempo veramente è sempre troppo poco per poter affrontare
argomenti così interessanti e sempre molto molto approfonditi da persone che veramente ci mettono il cuore e l'anima. Ci danno tante cose, tante informazioni, tanta conoscenza. E anche il Caffè della Fonte, dobbiamo dire che è piacevole, è molto bello, passa velocemente il tempo insieme a voi. E quindi il Caffè della Fonte siete anche tutti voi che ci seguite, perché grazie a voi tutto questo è reso possibile e si può portare avanti nella condivisione di tutti quelli che sono gli aspetti della vita umana, materiale e spirituale. Altrimenti non ci sarebbe. Quindi davvero grazie infinite. Grazie infinitamente a tutti. Vi invitiamo sempre a seguirci sul nostro sito www.lidiagambuti.com, dove troverete tutte le novità attraverso anche l'iscrizione alla newsletter e al blog, e nello shop online troverete anche i nostri libri, l'ultimo uscito, Arca della Vita, di Lidia Gambuti, sempre dettato dal grande maestro che continua a tutt'oggi a portare a Lidia tante informazioni, tanta conoscenza e tanti racconti inediti. Che vi invitiamo a seguirci. È sempre bellissimo così condividerla con voi nei ragionamenti, eccetera. Quindi ci vediamo. Ci vediamo questa sera alle ore 20, per chi vorrà, sempre sul gruppo La Richiesta agli Angeli. Un abbraccione e buona domenica a tutti. Buona domenica. E buon inizio settimana a tutti. Ciao.